Quando arrivò a Sora, Pasquale Luiso, uno che al tempo era già famoso in Italia e profumava di imminente Serie A, lo vide e disse: ai piedi a ferro da stiro. A furia di stirare palloni ha raggiunto la maglia della Juventus, della Lazio e della Nazionale, facendo il mediano. Ligabue non avrebbe potuto dipingerlo meglio, una vita a recuperare palloni, nato senza i piedi buoni, lavorando sui polmoni. Non saranno stati buoni, ma Mario Del Signore, uno dei suoi scopritori nelle giovanili del Pontecorvo, capì che testa e polmoni già c'erano e da ragazzino lo schierava sempre con quelli di un anno più grandi. Lavorando come Oriali non avrà vinto i mondiali, ma l'oro dei giochi del Mediterraneo sì, e con la nazionale. Benvenuto a Giuliano Giannichedda. Ciao, buonasera. Giannichedda, da Castrocelo al Pontecorvo fino alla Juventus, alla Lazio come capitano, alla Nazionale 8 volte. Com'è fatta la strada? Io penso che la consapevolezza di tutto la acquisisci quando finisci. Quando finisci la carriera capisci forse quello che hai fatto, perché quando cominci a giocare poi viene tutto talmente così veloce che giochi con tanta passione, tanta voglia, allenamento dopo allenamento, che arrivi a giocare in una delle squadre più forti del mondo, che è stata la Juventus, che quando firmi il contratto ti senti forse arrivato, però ripeto, te ne accorgi sempre alla fine. Cioè lì in quel momento è pur sempre un gioco, come nel cortile di casa. Sì, è un gioco, una passione, una cosa che porti avanti. Poi è chiaro che quando diventi consapevole, quando aumentano le responsabilità, perché giocare a calcio, allenarsi tutti i giorni e fare una vita seria per tutti i giorni e portarla avanti, questo è chiaro che ti porta delle responsabilità, perché tu, quando arrivi in Serie A, in certe squadre, tu sei anche da esempio per tutti quelli che ti guardano, per cui è chiaro che da un gioco passa a responsabilità, però continua ad essere un gioco, una passione. Dicono che fondamentale da bambino sia stato suo padre, che giocò in Serie D, vero o falso? È stato fondamentale mio padre, perché sia a me e a mio fratello chiaramente ci ha inculcato il fatto di giocare a calcio, poi noi andavamo a vederlo, però è stato fondamentale tutta la famiglia, la fortuna di avere una bellissima famiglia che mi ha sempre sostenuto e mi ha portato poi a raggiungere i traguardi che abbiamo detto. Leggenda vuole che il fratello Gianluca, poi diventato avvocato, fosse più dotato, vero o falso? Vero, vero, dotato tecnicamente. Infatti lui si allenava con me a livello tecnico, mi allenavo con lui, perché avendo altre caratteristiche non doveva smarcarmi, si diceva una volta. A Natale vi regalavano palloni rigorosamente di spugna, altrimenti mamma si arrabbiava. Palloni di tutti i tipi, però dentro casa solo di spugna, perché abbiamo provato qualche volta con i palloni un po' più duri, però mia madre poi ci correva dietro per tutta casa. Quindi è così che avete imparato a correre per evitare poi l'avversario. Trattativa lampo, diventò professionista, dicono, quando papà impiegò solo 24 ore per decidere. Sì, io chiaramente ogni scelta lì ero giovane e la prendevo a casa con i miei, perché è chiaro che diventa difficile poi scegliere, no? Poi è anche un percorso di fortuna, perché in quel momento non sai se è la cosa giusta, però quantomeno è ponderata, per cui mio padre ci pensò bene, ne parlammo a casa e poi decidemmo di intraprendere questa strada. Ma davvero Luiso diceva che aveva i piedi a ferro da stiro? Vabbè, Pasquale scherza sempre, però chiaro, all'inizio io non sono stato mai ragazzino, tra virgolette, no? Perché a 15-16 anni già uno cominciava a giocare promozione eccellenza o quelli grandi. Allora tutto quel percorso che ti permette di migliorare tecnicamente, che sono le scuole calcio, ma sono le primavere di adesso, oppure gli allievi importanti adesso, non li ho fatti, perché per mia fortuna, per come è andata, poi giocavo sempre con i grandi. Allora poi, però poi sono migliorato, perché altrimenti arrivare a certi livelli è difficile. In campo, nel Sora delle Meraviglie, con Luiso e Promutico, gli urlavano di mettere la palla in banca. Che significa? No, la palla in banca significa quando la passi a loro, loro non sbagliano mai, ma era, lo dicevano perché io le recuperavo tutte e poi chiaramente le giocavano loro. Era un Sora irripetibile. Cosa mettere in bacheca di quegli anni? Ma innanzitutto società serissima, col presidente Annunziata, e secondo me poi il Deus Ex Machina era sicuramente il mister Di Pucchio,
perché mister era veramente eccezionale sotto tutti i profili, perché a noi giovani ci trattava come i grandi, però per il rispetto, educazione, per quello che dovevamo fare in campo e fuori. E poi in campo secondo me era un precursore dei tempi di adesso, perché tanti anni fa già ci spiegava le cose di adesso. La prima cosa che ha detto è stata società seria. L'organizzazione in una società è l'elemento base? È un elemento fondamentale se si vuole arrivare a certi livelli. Io faccio sempre l'esempio, ho avuto la fortuna di giocare in Serie A per tanti anni. Quando sono arrivato alla Juve ho capito perché la Juve vince, perché lì la società conta il presidente, poi sono tutti i direttori, poi c'è l'allenatore e poi i giocatori. Per cui c'è una storia piramidale e secondo me quando è seria la società riesci sicuramente a ottenere degli obiettivi importanti. E per questo allora che il Frosinone nel giro di poco tempo è passato dall'interregionale, da un campo con l'erba alta più o meno un metro e mezzo, fino ai vertici del calcio. E anche per questo, perché anche lì abbiamo un presidente che è un grandissimo industriale, ma tratta la squadra di calcio come un'azienda. Bisogna lavorare, bisogna, ognuno deve fare il suo, e da Frosinone, da che è partito nelle, diciamo così, categorie più basse, è arrivato due volte in Serie A, a uno stadio di proprietà che in Italia c'è la Juventus e il Frosinone, per cui grandissime cose e grandissimi complimenti al presidente e a tutto Frosinone. Da Sora a Udine ci sono 700 chilometri, sono tanti? Tanti sì, perché quando sei ragazzo è chiaro che ti allontani da gli amici, dalla famiglia, e un po' il contraccolpo si sente, però la fortuna ha voluto, ripeto, di avere una famiglia che mi stava sempre vicino e che cominciava a giocare in Serie A, perché poi la Serie A diventa un palcoscenico talmente importante che ti porta ad allenarti e fare una vita di tutti i giorni che le altre cose poi non ci sono, pensi solo a quell'obiettivo. Faceva freddo a Udine? Sì, tanto freddo. Non solo dal punto di vista meteorologico, nei rapporti, nella squadra, com'è stata l'esperienza di Udine per uno che parte da Castrocelo, diventa, mette a frutto il suo talento a Pontecorvo e si sviluppa calcisticamente a Sora? No, freddo no. Allora, loro rispetto al lavoro, cultura, sono eccezionali. I friulani è un popolo, è stata la mia fortuna, perché capitare a 20 anni su a Udine e mi ha insegnato molto come ragazzo, come uomo. Sono cresciuto molto lì perché loro a livello di rispetto, ripeto, di cultura del lavoro, di gente seria, veramente secondo me bisognerebbe andare a vedere come vivono, che sono eccezionali. Però sono un po' freddi, e la fortuna mia è che io arrivo da calciatore, e calciatore è un po' osannato perché giochi per la squadra tua, poi la mia caratteristica di dare tutto in campo un po' mi volevano un po' tutti bene per questo fatto qua. Ci sono decine di talenti dai piedi buoni, almeno così dicono, e tutti dicono che però il campione si riconosca dalla testa e dalla disciplina, è vero? Ci vuole tutto, ci vogliono anche i piedi, però io ho visto, ahimè, tanti ragazzi che forse erano più dotati del sottoscritto che non sono arrivati proprio perché forse disciplina, testa. È un mondo che sembra bello perché tutti vedono il prodotto finito, no? È chiaro che quando parli di Ronaldo è tutto bello, però poi se la statistica più o meno è 1 su 26.000 che arriva in Serie A, tutti gli altri 25.999 che stanno lì, che si allenano e non arrivano, c'è sempre qualcosa che non va. È importantissimo, secondo me, abnegazione, impegno e serietà. Poi ci sono i fuoriclasse, genio e sregolatezza, Maradona, Gascogne, Besta, tanto per fare i nomi più celebri. Però se non sei un Maradona, meglio affidarsi alla testa, così ha fatto Gianni Chedda. Beh, ognuno deve sfruttare le proprie caratteristiche e sapere i propri limiti. È chiaro che quando poi non sei un fuoriclasse devi sfruttare quelle che sono le tue peculiarità, e io così ho fatto. Ma in genere tutti vogliono fare il centravanti, come le è venuto in mente di fare il mediano, che poi è quello che fatica più di tutti? Sì, lo so, però quando vedi che arrivi davanti alla porta e tiri fuori, dice meglio che gioco un po' più dietro, così almeno riesco a fare qualche partita. Che effetto fa entrare a 20 anni in un catino pieno di gente che urla il tuo nome? Vabbè, sono emozioni forti. Sono emozioni forti perché quando entri dentro lo stadio, che vedi tutto lo stadio pieno, è una bella sensazione. All'inizio ti fa un po' effetto, poi
quando comincia a fare una bella carriera sono solo le partite quelle piene di gente, quello con lo stadio pieno da 70.000 che vuoi giocare, perché quando entri lì dà un'adrenalina che penso che solo il calcio possa dare. Pagato 88 miliardi di lire insieme al compagno di squadra Fiore, come si mantengono testa a posto e piedi per terra quando si sa che il proprio cartellino vale tanto? È che li hanno dati all'Udinese, li hanno dati a noi, è più facile mantenere i piedi per terra, no, ma quello viene da, penso, da quello che mi hanno insegnato i miei genitori, sempre quello di lavorare, e è chiaro che poi arrivi e che fa piacere perché significa che hai riconsiderato un giocatore importante, però poi il nostro compito era sempre quello comunque di allenarsi al meglio e giocare a calcio. La gente pensa che la vita del calciatore sia una bella vita, macchine, donne, si corre presso al pallone, invece è una vita fatta di tante rinunce. Qual è stata la più pesante? Ma quando lo fai con grande passione e grande voglia di rinunce, la rinuncia più grande forse tra virgolette è quella che quando vai, come ho detto prima, a 20 anni vai fuori, devi rinunciare agli affetti familiari e agli amici che sono cresciuti con te perché vai fuori per lavoro, però quando giochi a calcio la vita è bella, ma non perché macchina donna, perché fai una cosa che fai da ragazzino e arrivi a giocare davanti a tantissima gente. Cioè, capisco bene, è talmente tanta la passione di giocare a pallone che a 20 anni si può tranquillamente rinunciare alla discoteca oppure a fare qualche cosa dopo le 10 della sera, ad esempio. No, ma le cose si fanno e secondo me vanno fatte, però devi fare nel modo giusto, nel senso che poi quando finisci di giocare hai quei 40 giorni di estate oppure la domenica che c'è la sosta, uno può uscire perché nessuno non è andato in discoteca oppure non ha fatto una cena con gli amici, ci mancherebbe, però devi essere intelligente a farle nel momento giusto. E testa, è assolutamente testa. Dicono che il mediano sia destinato a diventare un grande allenatore perché è l'unico che ha la visione globale del campo. Ma è grande allenatore, è la posizione che hai in campo, perché il mediano è quello che guarda tutto, che deve sapere dove tappare i buchi, nel senso che se la squadra si sbilancia devi essere sempre al posto giusto al momento giusto, devi aiutare la difesa, devi aiutare l'attacco perché devi accompagnare gli attaccanti, per cui è quello che ha la visione globale del campo. A chi si è ispirato di più quando ha iniziato? Imitava qualcuno? Ma mio padre era milanista e noi guardavamo spesso le partite del Milan, non è come adesso che ci sono tutti i giorni a tutte le ore, però noi quando guardavamo il Milan spesso, e all'epoca c'era Rijkaard che era uno dei tre olandesi, giocatore che giocava lì in mezzo, giocatore fortissimo perché abbinava qualità e quantità con un fisico importante. Ha detto che ha saltato di fatto la scuola calcio, ma quegli allenatori a Sora, a Pontecorvo, correggevano il ragazzo, cercavano di insegnargli a calciare il pallone? Sì, sì, ma io ho avuto grandissimi istruttori, perché a quell'età devi essere fortunato ad avere istruttori, non tanto allenatori, e ho avuto veramente istruttori molto bravi. Uno è stato Del Signore, un altro è stato Di Pucchio, Compianto Petrilli pure è stato un grandissimo mister. Ho avuto i bravi che mi hanno insegnato, perché poi il percorso sembra facile, però ogni volta fare step by step, fare serie, fare promozione, eccellenza, poi serie C, serie A, è chiaro che i miglioramenti ci devono essere, altrimenti non arrivi. Oggi ci sono molti allenatori che strillano i ragazzini in campo come se stessero parlando a degli adulti. È l'approccio migliore? Ma dipende dall'età, secondo me non è l'approccio migliore, perché se urli sempre tutti i momenti e tutti i giorni, poi il ragazzino al terzo urlo non ti ascolta più, bisogna poi saper correggere. Infatti ho parlato di istruttori, non ho parlato di allenatori, perché a una certa età deve essere istruttore. È vero che il dramma vero con il calcio giovanile sono i genitori che vengono a seguire le partite dei figli? I genitori sono un problema, perché il genitore non capisce che il bambino percepisce l'ansia o la prestazione dopo i 14-15 anni. Prima, se il genitore mette pressione al figlio, è solo deleterio. Il ragazzino fino a 12-13-14 anni è puro divertimento e deve solo divertirsi. Più le mamme o più i papà? Ma prima erano solo i papà, adesso ultimamente anche le mamme. E allora diventa un problema. A lei venivano a seguirla quando era Sora? Sì, sì, venivano, sì. Soprattutto mio padre, io poi non volevo mai mia madre al campo, perché mia madre è una che si preoccupa, ha detto poi se, che ne so, un calcio, una testata, una cosa, ha detto allora è meglio stare tranquilli, però poi di nascosto veniva, alla fine venivano tutti. Ha allenato la propria scienza, prima ancora è stato commissario tecnico della rappresentativa allievi, con la quale il 9 aprile 2012 ha vinto il torneo delle regioni, ora allena la rappresentativa nazionale di Serie D. Come sono cambiati i ragazzi? Ma i ragazzi sono cambiati come è cambiata la generazione, com'è il futuro, perché adesso
prima noi avevamo solo il pallone, no? Veramente i regali erano solo il pallone, giocavo con mio fratello, con gli amici in piazza, cosiddetta piazza. Adesso purtroppo forse gioca uno a pallone in piazza e gli altri sono tutti con tablet o telefonini, cioè è cambiato in quello, cioè nel senso che prima per noi era giocare a calcio era la priorità. Adesso di priorità ce ne sono due, tre, quattro. È cambiato un po' l'approccio di tutta di queste nuove generazioni verso lo sport. Prendere i ragazzi dall'estero è un buon investimento? Se portano qualità e portano mentalità nuova, sì. Se devono essere ragazzi presi dall'estero per altri motivi oppure perché ci sono amicizie diverse, no. Da cosa si riconosce un campione? Ma il campione, a parte il campione è quello che abbiamo detto prima, no? Il campione è quello che è nato per fare quello sport e in questo caso per giocare a calcio. E io ho avuto la fortuna di vedere Messi a 18 anni giocarci contro e si vede che è un campione. Però mi piace ricordare anche che è campione anche fuori, perché sono giocatori, buoni giocatori che giocano a calcio. Il campione è campione anche fuori. Campione e fuoriclasse sono due cose diverse, perché il fuoriclasse è quello che insomma c'ha il talento di Dio nei piedi, potrebbe anche non allenarsi. Il campione è quello che si allena in maniera metodica, ci si applica e raggiunge i grandi livelli, oppure è soltanto una definizione che non ha senso? No, secondo me è giusto, il fuoriclasse è quello Maradona. Maradona è fuori classe. 16 anni in nazionale, scusate, Maradona. Maradona non si allenava. Cristiano Ronaldo è un campione perché è grandissimo giocatore, però poi è un esempio per tutti quanti, perché per quello che fa, per l'impegno che mette, per come è stato bravo ad arrivare a quei livelli, è un campione. Campioni in campo e campioni fuori. Si racconta che Boranga, che faceva il portiere o il secondo portiere alla fine della carriera, andava a fare fisioterapia ai ragazzi diversamente abili. Quante storie di queste nascoste ai grandi riflettori hai incontrato? Tantissime, e lo facciamo tuttora. E partecipiamo anche adesso, anche dopo aver finito, ci sono tanti giocatori, tanti calciatori, ex calciatori che si impegnano nel sociale, perché è importante. Noi abbiamo avuto la fortuna di vivere per adesso una bellissima vita, di fare uno sport con grande successo. È giusto poi aiutare chi purtroppo è stato più sfortunato. Ce ne sono tantissimi di campioni che lo fanno, tanti lo dicono perché per incentivare un po' la cosa, altri invece lo fanno perché non vogliono apparire, però sono veramente tanti. Ha un rimpianto in questa carriera dove praticamente ha indossato di tutto, perché ha indossato la maglia della squadra più importante nel territorio, la squadra più blasonata d'Italia, che a nominarla per una questione sportiva già mi viene l'orticaria, la maglia della nazionale, e ha qualche rimpianto. Riesce ad avere uno spazio per un rimpianto? Devo dire la verità, ci devo pensare, ma non credo, perché io veramente nella carriera sarà stato un percorso bello, fortunato, però di rimpianti sinceramente no. L'unico infortunio grave l'ho avuto alla fine, per cui neanche quello, no, è andato tutto tutto perfetto. Leggenda vuole che Messi sia stato scartato ad un provino da giovanissimo, soprattutto perché era troppo basso, ma si può sbagliare nel giudicare i ragazzini? Sì, perché questa cosa è successa quando Messi aveva 14-15 anni e era veramente piccolo. È chiaro che quando poi vai il provino e arrivi al campo e devi fare una partita di 40-45 minuti, un'ora, e se trovi in quel momento tutti i giganti e tu sei piccolino, è chiaro che la struttura fisica per quell'età è importante. Poi può essere bravo anche tecnicamente, però poi se non cresci rimani bravino. Pensiamo a quei 25.999 che non arriveranno in Serie A e nemmeno in Serie B e in Serie C. La vita non è una partita di pallone, però va vissuta come se fosse una partita di 90 minuti. Beh, è chiaro, tu devi in quel momento devi dare tutto. Ci sono 17, 18, 19 anni, sono 3 anni che tu puoi fare il salto di qualità, no? E allora è giusto che quei 3 anni tu dai tutto per quello che stai facendo, se è calcio o il tennis, quello che è, però in quel momento devi dare tutto perché ci devi provare, perché poi potresti avere dei rimpianti. Anche se non si diventa uno di quei 26, uno su 26.000, comunque il calcio insegna tanto, vero o falso? È verissimo, perché il calcio è una scuola di vita, e lo sport è una scuola di vita, soprattutto il calcio, perché è uno sport di gruppo. E nelle dinamiche di gruppo si impara rispetto, si impara a rispettare gli altri, si impara l'educazione, si impara ad avere il proprio ruolo e secondo me cresci anche in personalità. Del Signore, Petrilli, Di Pucchio, Zoff, Zaccheroni, Guidolin, Spalletti, sicuramente qualcuno lo sta dimenticando. A quale allenatore si sente più legato e cosa gli hanno insegnato? E poi ho avuto Mancini, Capello, non ho avuto veramente tanto. E questa è la fortuna
che dicevo prima, no? Cioè da ognuno ha avuto qualcosa. Io ho avuto degli insegnanti di calcio, parliamo della Serie A, Zaccheroni e Spalletti insegnanti di calcio. Poi ho avuto Capello, che gestione dello spogliatoio eccezionale. Ho avuto Mancini, attuale commissario tecnico nazionale, altra persona che a livello di gestione era perfetto. Per cui quando hai questi allenatori bravi puoi solo apprendere, magari avere un decimo di un po' ognuno significa che... Ha rubato un po' il mestiere a tutti loro, come fanno i giornalisti. Si cresce rubando il mestiere a quelli più bravi. Eh sì, è chiaro. È come quando giochi che cerchi di imparare con gli occhi quello che fanno i giocatori più bravi, anche il fatto del mister, cerchi di capire uno come fa, l'altro quello che dice, perché è importante poi nella gestione globale quando fai l'allenatore, perché tu devi parlare a 25 teste tutte diverse. Ma Zoff parlava, perché visto dall'altra parte del teleschermo abbiamo sempre avuto l'impressione che non parlasse. No, parlava poco, però tutte cose giuste. Poi tante persone non c'è bisogno che parlino, anche perché hanno un carisma talmente tale che lo sguardo ti fa capire tante cose. Del Piero, Ibrahimovic, qui se cominciamo a elencarli non si finisce più, ha raccontato pure di Messi. I campioni sono sempre viziati? Assolutamente no, è un po' la televisione che li fa apparire così, perché ormai sono veramente dalla mattina alla sera davanti alla televisione, ai social, per cui uno vede... deve trovare per forza il difetto, no? Io ho giocato con questi due campioni che sono veramente eccezionali, soprattutto Del Piero, che era veramente un esempio per tutti quanti, perché era un giocatore, al di là del giocatore, che non si discute, però come uomo eccezionale. Calcio e tentazioni, dicono che ce ne siano tante. Ma ci possono essere, però se dietro hai una base di veri principi e veri valori che ti ha insegnato la famiglia, secondo me le puoi tenere a distanza facilmente. Allora è vero che la famiglia è la prima cosa? La famiglia è importante, perché tu ti trovi a 20 anni, a 700 km da casa, cominci a guadagnare anche dei soldi importanti, se non hai dietro una famiglia e dei valori che ti hanno insegnato diventa tutto più difficile. A un ragazzino che sogna diventare Gianni Chedda cosa consiglia? Di divertirsi fino a 15-16 anni, perché poi le cose vengono perché devono venire. Non c'è la raccomandazione, non c'è il procuratore, o non c'è, no, c'è tanto impegno, tanta voglia di divertirsi e tanta passione. Insomma, ritornando alle mamme che urlano fuori durante la partita, se un ragazzino è un talento, nessun allenatore è così matto da non schierarlo. Ci mancherebbe, no? L'allenatore vuole vincere la partita come tutti i ragazzini che giocano, per cui se a volte gioca, a volte non gioca, ci saranno vari motivi. E comunque anche se non si diventa uno su 26.000, la vita non è un calcio di rigore. Assolutamente no, la vita è tante altre cose. Uno, come ho detto prima, deve provare, perché devi perseguire per quello che ti piace, per le passioni che hai, però se non diventi sicuramente sei migliorato in altre cose. Grazie a Giuliano Gianni Chedda. Grazie a voi.